L'Istituto di Istruzione Superiore Francesco Filelfo di Tolentino, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha organizzato mercoledì 6 marzo al Teatro Nicola Vaccai un incontro aperto alla cittadinanza con il professor Umberto Galimberti. Galimberti, saggista e psicanalista, tra i più prestigiosi filosofi del panorama nazionale contemporaneo, ha tenuto una lezione-conferenza dal titolo «La terra, l'uomo, la tecnica, un filo da ricucire» e parlato anche alla gremita platea di studenti e cittadini del rapporto tra l'uomo e la natura nell'età della tecnica. La serata è stata intervallata dalle esibizioni degli studenti e delle studentesse del liceo coreutico e da vari interventi musicali di alcuni talentuosi alunni del liceo. È stata sicuramente una serata bellissima, molto interessante, ricca di stimoli. Il professore Galimberti, come al solito, ha tenuto una lectio magistralis davvero interessantissima, tracciando un percorso sulla questione della tecnica, dello sradicamento dell'uomo e proponendo anche un'alternativa, il concetto di fraternità che è molto bello. Devo dire che a questo evento hanno collaborato, per la realizzazione di questo evento hanno collaborato tutti i docenti, in particolare la professoressa Boldurini che si è occupata dell'organizzazione e poi non dimentichiamo la collaborazione e l'aiuto del Comune di Tolentino che insieme all'Istituto di Filelfo ha consentito appunto la realizzazione di questa bellissima serata. Abbiamo avuto un grosso riscontro in termini anche di pubblico, il Teatro Vaccai, questo bellissimo teatro era pieno in ogni ordine di posto. Questo significa che quando si propongono dei temi interessanti e quando poi il valore dei relatori, come per esempio questa sera il professore Galimberti, è di altissimo livello, la gente risponde. Quindi siamo contenti di proseguire con le nostre iniziative. Questa segue a quella l'iniziativa già organizzata precedentemente, la maschera che ha avuto un grosso riscontro. La scuola, il Filelfo, cerca di essere anche un centro promotore di cultura. Come dicevo prima, noi non solo facciamo istruzione, ma educhiamo, cerchiamo anche di coltivare e curare il talento dei nostri studenti. Una serata veramente riuscita, è stato un dono offerto alla città, offerto agli studenti in collaborazione con l'Istituto Filelfo. Abbiamo offerto un po' di filosofia, abbiamo offerto un po' un pensiero divergente e dopo poche ore era già chiara che una serata non sarebbe stata sufficiente perché abbiamo riempito il teatro in pochissimo tempo, quindi speriamo che riusciamo a averlo per un'altra serata, la programmeremo, però riflettere su noi stessi e che cosa stiamo facendo su questo mondo e a questo mondo penso che sia veramente una riflessione interessante. Le scuole hanno partecipato alla grande, hanno organizzato in maniera... è riduttivo vedere soltanto l'autore che parla, perché dietro c'è un grandissimo lavoro. Ringrazio la scuola e tutti coloro che hanno reso possibile questo momento anche da parte del Comune come istituzione. Abbiamo collaborato perché il futuro di questa città parte dai giovani, parte dalla scuola, parte dalla collaborazione amministrazione, scuola e giovani che devono crescere con le giuste intenzioni e con la giusta filosofia. La materia prima da usare fino all'usura, ma la terra è l'unica cosa che ci consente di vivere e allora l'uomo che è comparso a un certo punto della vita della terra può benissimo sparire dopo che l'ha distrutta, la terra continua a vivere. Ma la specie umana no, anche perché è diventata tra le varie specie la più distruttiva, anzi Wilson, il grande sociobiologo Edward Wilson, dice che tra le specie umane, tra le varie specie, la specie umana è quella che è diventata una forza geofisica più distruttiva di tutte le distruzioni che la Terra può produrre da sé. Questo punto io di speranza non ne ho. Le date che abbiamo posto per salvare la Terra non prevedono grandi capovolgimenti e con l'assoluta incoscienza ci fidiamo con la cultura cristiana della speranza, che è una parola della passività,
che serve solo a ipotizzare che il futuro automaticamente porti rimedio ai mali del presente. Questo non succederà mai.